Tra i caccia italiani della serie 5, il Macchi MC205 Veltro fu il primo a sfruttare la più potente versione del motore tedesco Daimler-Benz DB605, costruito su licenza dalla Fiat con la designazione di Fiat RA 1050 RC58 Tifone. Il 205 fu l'unico degli aerei da combattimento della serie 5 ad avere un consistente impiego operativo nei reparti della Regia Aeronautica e dopo l'8 settembre 1943 anche in quelli dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana. Il progetto, portato avanti da Mario Castoldi, fu impostato più o meno contemporaneamente a quelli del Fiat G55 Centauro e del Reggiane RE 2005 Sagittario. La Macchi fu all'inizio avvantaggiata dal fatto di disporre già di un'eccellente cellula, quella del Folgore, sulla quale sviluppare il nuovo modello. Quando il primo prototipo di MC205 esordì in volo il 19 aprile del 1942 ai comandi del collaudatore Guido Carestiato, apparve molto simile al suo diretto predecessore. Monoplano ad ala bassa interamente metallico e con carrello retrattile, dalle linee assai eleganti e curate nell'aerodinamica. Il Veltro differiva esternamente dal 202 solo per la diversa conformazione della cappottatura motore e per la presenza di due radiatori per l'olio laterali a sezione circolare, del tipo cosiddetto a barilotto. Ben diverse comunque erano le prestazioni. Grazie ai circa 400 cavalli di maggiore potenza, il prototipo si rivelò in grado di toccare i 651 km orari in volo orizzontale e di registrare un tempo di salita a 6.000 metri di 4 minuti e 52 secondi. Inoltre, le già eccellenti doti di maneggevolezza del Folgore furono ulteriormente esaltate. Il Veltro fu il primo caccia italiano dotato di due cannoni Mauser da 20 mm, con una potenza di fuoco equivalente a quella degli standard del periodo. Al termine delle prove di valutazione, l'MC205 fu subito messo in produzione, con un ordinativo per circa 250 unità. Il primo esemplare di serie lasciò le linee di montaggio nel settembre del 1942. La cadenza produttiva, tuttavia, fu assai lenta, condizionata dalle sempre crescenti difficoltà di approvvigionamento di materiali strategici, e la produzione mensile raggiunse solo 18 esemplari nel febbraio del 1943. Nel giugno successivo, la Macchi riuscì a completare la serie iniziale di 100 macchine. Tuttavia, questi velivoli non erano ancora dotati di cannoni da 20 mm. Difatti, le due postazioni alari avevano una coppia di mitragliatrici Breda Safad da 7,7 mm. L'armamento più potente fu installato negli aerei della successiva e definitiva serie 3. Fino al mese di settembre 1943, la produzione complessiva fu di 177 esemplari, 146 dei quali furono assegnati alla Regia Aeronautica. Di questi, gli ultimi 77 appartenevano alla serie finale. Il Veltro divenne operativo all'inizio del 1943, impiegato prevalentemente nel Mediterraneo e in Sicilia, all'epoca dello sbarco alleato. Il primo reparto a ricevere il nuovo aereo fu il primo stormo cacciaterrestre. Seguirono poi il quarto stormo e nel mese di aprile il 51esimo. Anche il terzo stormo, assegnato alla difesa della capitale e del Lazio, fece in tempo a portare in azione il 205. A partire da luglio e fino all'8 settembre, i suoi piloti furono impegnati in continue missioni per contrastare le formazioni di bombardieri americani. Nel corso dell'intensa attività degli ultimi mesi di guerra, il Veltro si rivelò assai temibile in combattimento, dimostrandosi degno avversario dei caccia alleati. In particolare, il 205 surclassava il Curtiss P-40 ed era assai più agile e maneggevole del Supermarine Spitfire Mark V. Inoltre, fino ai 6.000 metri di quota nel combattimento manovrato, teneva con facilità testa ai più moderni e meglio armati Republic P-47 Thunderbolt e Lockheed P-38 Lightning.
In questo quadro merita di essere ricordata una particolare versione del 205, quella denominata RF e destinata alla fotoricognizione. Nel maggio 1943, con l'esigenza di fornire allo Stato Maggiore della Regia Aeronautica un quadro giornaliero completo della situazione del nemico, fu costituita la 310ª Squadriglia Caccia Aerofotografica. A questo reparto fu destinata una dozzina di esemplari del cacciamacchi, appositamente modificati. Gli aerei erano privi dell'impianto radio, al cui posto venne installato un apparato fotografico e furono muniti di serbatoi di maggiore capacità. Allo scopo di aumentare ulteriormente l'autonomia, fu prevista anche l'adozione di serbatoi alari supplementari sganciabili. Basata a Guidonia, la 310ª Squadriglia iniziò le operazioni nel mese di luglio e fino all'armistizio fu presente in tutta l'area del Mediterraneo. Assai più intensa, comunque, fu l'attività che seguì l'8 settembre 1943. La Regia Aeronautica al Sud utilizzò 37 aeroplani che furono inquadrati prima nel quarto e poi nel 51esimo stormo e che rimasero operativi fino al termine del conflitto, impegnati soprattutto sul fronte greco-albanese e in Jugoslavia. Al nord, i Macchi MC-205 costituirono il nucleo iniziale dei reparti da caccia dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana, che furono prima equipaggiati con 29 esemplari recuperati e poi con altri 112 velivoli costruiti dalla Macchi sotto controllo tedesco fino al maggio 1944. Dopo quella data, con la fabbrica distrutta dai bombardamenti e l'impossibilità di compensare le perdite, la linea dei 205 si consumò lentamente. Il primo gruppo ANR fu il primo reparto a ricevere il veltro nel dicembre del 1943. Dal gennaio 1944, con la crescente minaccia dei bombardamenti alleati sull'Italia settentrionale, le missioni di intercettazione divennero continue e i combattimenti assunsero un ritmo crescente e sanguinoso. Gli aerei della ANR ottennero comunque risultati di tutto rilievo. Alla fine del conflitto mondiale, una trentina di esemplari di MC-205 servì con il quinto e il 51esimo stormo dell'aeronautica militare, dove rimasero attivi fino al maggio del 1947, sostituiti dagli Spitfire Mark 9 ceduti dalla Royal Air Force. Successivamente i veltro furono passati alla scuola caccia di Lecce, dove vennero utilizzati fino al 1951. L'immediato dopoguerra, comunque, vide gli MC-205 di nuovo coinvolti in operazioni belliche. Fu durante il conflitto arabo-israeliano del 1948-1949 che l'aeronautica egiziana impiegò in combattimento alcuni cacciamacchi. Oggi ne sopravvivono 3 esemplari, uno dei quali è conservato al Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle.